Anche un cattolico osservante può sentirsi ferito da un matrimonio sbagliato o da un sì pronunciato con troppa leggerezza e può persino avvertire il peso del dubbio sulla validità o meno delle sue nozze. Ed è per rispondere a queste domande che nel 2018 è stato istituito il Tribunale Ecclesiastico Diocesano Pescara Penne, dopo che lo stesso Papa Francesco aveva riformato il processo canonico con l'istituzione della cosiddetta procedura breve. Il tema è stato al centro dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico, celebrata a Pescara nell'Auditorium Giovanni Paolo II, dove si è svolto anche l'incontro Amore-Coniugalità, il matrimonio cristiano nell'attuale contesto. All'inaugurazione ha preso parte anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, il quale, sollecitato dai giornalisti, ha commentato la recente tragedia dei migranti a Cutro. E per forza, è soltanto da piangere, da conservare quel silenzio composto, intenso, che esprimeva tutto, che diceva tanto del nostro Presidente della Repubblica. Le parole di Papa Francesco, domandarci se abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e scegliere di fare in modo che questo non accada più. Quindi, però imparando dalle lezioni, perché le lezioni servono anche per questo. E onorare quei morti significa davvero raccoglierne anche il grido e evitare che altri si trovino in quelle situazioni. Dobbiamo tutti aiutare a creare un'accoglienza che difenda innanzitutto la vita e che crei un sistema permetta a chi vuole cerca il futuro di trovarlo, e se lo troveranno qui da noi vuol dire che c'è anche per noi.